conduttore torna sulla vicenda delle indagini nei confronti della docente che inviò alla trasmissione di Rai 3 il video dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini in un autogrill. La donna oggi rischia il processo per il reato di diffusione di registrazioni e riprese fraudolente. Report: nella gestione dell'inchiesta sull'incontro tra Renzi e Mancini, ha lavorato in trasparenza. Lo dicono fonti della procura interpellati da Giovanni Tizian. A scriverlo, in un post su Facebook, è Sigfrido Ranucci, tornando sulla vicenda delle indagini nei confronti della docente che inviò alla trasmissione di Rai 3 il video dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini in un autogrill. La donna oggi rischia il processo per il reato di diffusione di registrazioni e riprese fraudolente. Questo, aggiunge il giornalista e conduttore di Report, rende più assurdo che l'insegnante, la fonte rischi il processo. La trasparenza è stata possibile anche dal comportamento irreprensibile dell'insegnante che ha consegnato il filmato solo a chi aveva strumenti per verificarlo, partecipando a tutti gli effetti all'esercito del diritto di cronaca.